Flavio Sergio Rosario, nato a Palermo 21-2-63. Lei viene sentito nella qualità di imputato di reato collegato a quello per cui si procede. Pertanto, in tale qualità ha facoltà di non rendere l'esame. Intende rendere l'esame? Sì. Intende rendere l'esame. È difeso dal suo difensore che è qui Avvocato presente. Silvio Restico. Ed è presente. Sì, Prego. grazie. Grazie, signor Sì. Presidente. Mi autorizza a stare seduto. Procuratore generale, signor Flavia, Buongiorno. buongiorno. Può dire alla Corte quando ha iniziato la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria? Fino a ottobre, primi di novembre del 2013. Del 2013. Senta, lei che tipo di confessioni ha fatto per collaborare? Lei ha fatto parte di Cosa Nostra? Sì. È stato ritualmente affiliato? In che anno? Ufficialmente nel 2000, gennaio 2012. I suoi padrini chi erano? Michele Rubino della famiglia mafiosa di Villabate. Insieme a lui in quella circostanza Ci c'era. fermi, dobbiamo dare atto che alle teste sono stati già dati gli avvisi di quell'articolo 64 e 197 bis. Sì. Prego. Per questo è affiliato nel gennaio 2012, Gennaio dice. I 2012, suoi padrini erano? sì. Michele Rubino, della famiglia mafiosa di Villabate, Nicola Rizzo, e in quella circostanza erano presenti Carmelo Bartolone, Francesco Terranova. Il tutto si è svolto in un retrobottega di un panificio in località di Villabate. E in quale famiglia è stato affiliato? Eh? In quale famiglia è stato affiliato? Baglieria. Alla famiglia di Baglieria, Sì. il cui rappresentante all'epoca era? All'epoca è stato subito dopo che era stato arrestato Nino Zarcone, in quel momento era un po' gestito da Gino Di Salvo, era, diciamo, dai. Perfetto, da Gino Di Salvo. Giacinto Di Salvo, detto Gino Di Salvo. Senta, lei è stato regolarmente ammesso ad un programma di protezione? Sì. Per cui ha già sottoscritto una dichiarazione di intenti? Sì, ho parlato con quelli del servizio centrale, mi hanno fatto firmare dei documenti. Ha avuto già riconosciuta la speciale attenuante di quell'articolo 8 per i collaboratori di giustizia? Sì, in una sentenza del mese di febbraio ora. Può dire alla Corte, qual era il suo ruolo fondamentale all'interno di Cosa Nostra? Io ero reggente della famiglia di Baglieria e coadiuvavo Gino Di Questo a Salvo. partire dal 2012, ma Questo a partire come è entrato in Cosa Nostra? Attraverso quali azioni è entrato in da. Cosa Nostra? Io sono entrato come ragazzo di fiducia, come ragazzo di fiducia già nell'84, commettendo vari reati, anche gravissimi, per conto della famiglia mafiosa di Baglieria. Quando dice reati gravissimi intende dire omicidi. Per Sì. cui lei ha commesso omicidi per conto di Cosa Nostra a partire da quali anno? 89. 89. Quanti omicidi ha commesso, signor Flavia? Proprio esecutore uno, però ho partecipato in diversi altri omicidi. Soltanto uno come esecutore Sì, materiale? come esecutore Ma materiale che solo intende esecutore materiale? Che è materialmente sparato? uno. Sì, ero insieme al gruppo che sparavano. Io guidavo la Vespa e quello che era seduto dietro di me E sparava. invece complessivamente in qualità di mandante, organizzatore, Scusa, rafforzatore. non ho capito bene, Invece in dica. qualità di Di che mandante, ruolo ha avuto rafforzatore negli della altri sezione di archivio. omicidi? In un duplice omicidio, poi la sera sono stato incaricato per andare a bruciare la macchina che era stata usata per gli omicidi. E qualche altro omicidio come staffetta, chi sparava materialmente. Ma globalmente a quanti omicidi ha partecipato? Personalmente 10-15 all'incirca. 10-15, il numero esatto non lo sa dire. E no, dovrei fare un po' di 3. Il primo omicidio che ha commesso quando è databile? 89. Ai danni di chi? Chi Angelo Africano. era questo soggetto? Un imprenditore di Baglieria. Nino Chi gliel'ha commissionato questo omicidio? Gargano e Nicola Eucaliptus. Questo è stato il primo. A Sì. questo
Ci può dire anche le modalità, il luogo, la data? Ricordo il luogo è di fronte dove abitava lui, in via Morana, a Bagheria. La data credo tra aprile e maggio dell'89, non ricordo aprile bene. Maggio 89. Può essere più preciso sulla data? Guardi, sicuramente credo che sia stato nell'89, sicuramente credo. Se era aprile, se era maggio, non mi ricordo bene. Il secondo omicidio a quanto distanza di tempo è avvenuto dal primo? Come? Il secondo omicidio a cui lei ha partecipato, a che distanza di tempo è avvenuto dal primo? Allora, il secondo omicidio che io ne sono venuto a conoscenza ma che non ho partecipato è stato il duplice omicidio che è stato commesso sempre a Bagheria in Corso Umberto ai danni di Bartolomeo Scaduto, detto Nino Carabiniere, e Onofrio Tutino, che poi io la sera, però nel tardi pomeriggio più che la sera, mi venne a trovare a me al negozio, che io avevo un piccolo negozio di pelletteria, Nino Gargano, dicendomi mi deve fare una cortesia in quel posto là, in una stradina vicino a Corso Umberto, c'è questa macchina così così, una Renault, mi sembra, una Renault 9, sì. Ci si deve andare a bruciare immediatamente stasera questa macchina e fare attenzione che dentro la macchina c'è una pistola o un fucile, dice, li prende e li vai a conservare, facendomi capire che la macchina era stata usata per aver commesso l'omicidio durante il giorno. Ok, Pino. Senta, gli altri a che distanza di tempo sono avvenuti l'uno degli altri? Cioè che sequenza ha avuto questa sua... Molto ravvicinati, una settimana, 10 giorni, 15 giorni. Lei è in grado di fare un panorama cronologico di questi omicidi, cioè quando sono avvenuti e che distanza l'uno dall'altro, se se lo ricorda? Allora, di quelli che io ne sono a conoscenza, questo di Angelo Africano, di cui io sono responsabile materiale, dopo questo di Angelo Africano credo che sia stato ucciso Bartolomeo Scaduto con Onofrio Tutino. Subito dopo questi credo che sia stato quello di Michele D'Asta. Sì, ma guardi, la scansione temporale ci interessa sapere. Come? Ci interessa sapere quando, le date. Le date, sempre in quel periodo, nel giro di un paio di mesi sono avvenuti tutti questi omicidi. Non può essere più preciso nella data? No, guardi, aprile, maggio, giugno, queste... Va bene. Senta una cosa, lei ha avuto una collaborazione con i servizi segreti? Sì. A partire da che anno? Luglio, prima di luglio del 2008. Fino a quando si è protratta questa collaborazione con i servizi segreti? Allora, la collaborazione si è interrotta nel dicembre del 2008, che io sono stato tratto in arresto nell'operazione Perseo. Sì. Poi sono stato scarcerato agli inizi del settembre del 2011 ed è iniziata la collaborazione fino al giorno del mio arresto del 2013, maggio 2013. Per cui è proseguita, diciamo, dalla scarcerazione, che mi ricorda la data della scarcerazione? Credo il 2 settembre 2011, 2 o 3 settembre, non ricordo bene. Del 2011? Sì. Ed è terminata quando? Il 7 maggio del 2013, il giorno in cui dopo che io la notte poi sono stato tratto in arresto, nel procedimento Argo. Per cui, se capisco bene, la collaborazione con i servizi è iniziata nel luglio 2008, ha avuto un'interruzione a dicembre del 2008 per poi riprendere nel settembre 2011, giusto? Esattamente. Per un momento di interruzione. E poi dal 2011 è arrivata fin quando lei non ha deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria, esatto? Sì. Per cui mi faccia capire una cosa, quando lei viene affiliato all'interno di Cosa Nostra nel gennaio 2012, lei collaborava già con i servizi segreti? Sì. Lei ha informato i servizi segreti di questa sua formale affiliazione a Cosa Nostra? Sì. A chi l'ha detto e in che termine l'ha detta di questa affiliazione? La persona che da me si faceva chiamare Giovanni, la persona che aveva i contatti con me, io ho detto guardi che sono stato informato che mi vogliono affiliare, facendogli capire che io non ero intenzionato a fare questo passo, e lui mi ha detto, dice, guarda, perché addirittura io avevo detto niente puoi fare per farmi arrestare, tipo che io rompo la sorveglianza, essendo che io ero sorvegliato, perché io non volevo farmi affiliare.
Dice, guarda, dice, è inutile, dice, facciamo tutte queste cose, dice, tanto prima o poi, dice, succedeva questa cosa, dice, vado a fare anche perché a noi ci interessa vedere un po' come funziona tutto il rito, tutta questa situazione. Per cui quando lei formula il giuramento in Cosa Nostra, contemporaneamente informa e collabora con i servizi segreti, esatto? Sì, collabora i servizi, questa persona dei servizi, di cui mi ha garantito che io sarei stato scortato per andare a Villabate, e di cui domanda. Vengo fornito di un portachiave per aprire tipo le macchine, queste con il telecomando, che per registrare tutta la sequenza della filiazione. Mi perdoni, un'altra domanda che per noi è importante, ma da quando lei è stato affiliato fino al momento della sua collaborazione, ha commesso altri reati anche soltanto in qualità di mandante? Sì, reati di, ma come mandante di richieste estorsive, danneggiamento di un'autovettura. Per cui è giusto dire che ha continuato la sua attività all'interno di Cosa Nostra, attività criminale, mentre collaborava con i servizi segreti. Sì, ma informavo sempre loro di quello che facevo. Ah, lei informava dei vari delitti che commetteva? Sì. E mi perdoni se ci torno su questo punto, ma ci limitiamo soltanto ad attività di carattere estorsivo, danneggiamenti, o vi sono altri tipi di reati che sono stati commessi? No. Anche soltanto in forma di mandante o di rafforzatore del proposito criminoso? No, c'è stato che io ero stato incaricato di trovare un ragazzo, una persona che per picchiare un impiegato comunale, credo che era all'epoca comune di Villabate, questo era residente a Santa Flavia, mi era stato detto se mandavo qualcuno a fare picchiare a questo impiegato comunale, cosa che io feci, però prima aver informato a questa persona dei servizi, dicendogli guarda che mi hanno incaricato di questa situazione. Senta, ma si trattava di una spedizione punitiva o di un tentativo di omicidio? No, una spedizione punitiva. Materialmente che lesione ha riportato questo signore? Ma niente di che, perché ci è andato solo una persona per picchiarlo e questa persona che doveva prendere la punizione si è saputa difendere, tra l'altro. Ho capito. Vabbè, torniamo un momento alla nascita di questo rapporto con i servizi segreti. Innanzitutto lei sa specificare di quale agenzia di servizi segreti parliamo? Il nome, diciamo, ufficiale di questo... No, io so che servizi segreti civile. Civile. Non militare, civile. Come nasce il contatto? Il contatto nasce nei primi di luglio del 2008 per tramite del dirigente del commissariato di Bairia. Che come si chiama? Credo Gian Antonio, sì, qualcosa del genere. È corretto, sì. Per cui lei c'è pure un'interlocuzione con la Polizia di Stato in termini di collaborazione? Sì, ma da lì dentro al commissariato di Bairia si è parlato un po' del più del meno. No, e... la domanda che le chiedo è questo. Per il di Gian Antonio, commissario PS Bairia, procurarle un appuntamento con i servizi, dico, lei aveva già un contatto da confidente con il commissariato PS di Bairia? No. E come no. Ha fatto Gian Antonio a individuarlo? Non lo so, per tramite un mio cugino. Ci faccia capire meglio questa cosa. Allora, da me viene personalmente mio cugino Pietro Giuseppe, dicendomi che c'è una persona dello Stato che ci vuole parlare, lui era stato informato dal dirigente del commissariato di Bairia. Mi perdoni Flavia, senza conoscerlo, senza avere mai un contatto con lei prima, com'è? Io la conoscenza c'era, anche se non c'erano rapporti, perché io andavo a firmare tutti i giorni che ero sottoposto a sorveglianza e c'era la conoscenza di buongiorno, buonasera. Addirittura una volta sono stato chiamato per un omicidio che era stato commesso a Bagheria. Dico, non diciamo c'era, la conoscenza c'era. Non c'era una sua attività di confidente pregressa con la Polizia di Stato, questo le voglio chiedere. No, non era, in quel periodo io non avevo nessun rapporto con loro. Per cui il di Gian Antonio le fa questo appuntamento con un uomo dei servizi? No. Scusi, prego. Dottore, non direttamente tramite me, tramite mio cugino Pietro Giuseppe. Sì. Il che sono rimasti mio cugino Pietro Giuseppe e dice va bene, non ci sono problemi, ci vogliamo parlare, vediamo cosa vuole. Non sapevamo di che cosa si trattava. Sì.
E il che un giorno mio cugino viene e mi dice: guarda, dice, mi ha chiamato, dice, il dirigente di Bagheria, mi ha detto per oggi pomeriggio, credo alle 5 mi sembra, sì, alle 5, sì, ce li ha commissariato. Sì. Arriviamo io e mio cugino a commissariato e ci conducono nella stanza del dirigente. Mi perdoni, il suo cugino è anche uomo d'onore? No, ma è vicino alla famiglia mafiosa di Bagheria. Vicino alla famiglia mafiosa di Bagheria, sì. Il che nella stanza del dirigente del commissario di Bagheria ci presenta questa persona. Ve la presenta per nome e cognome? No, no. Lì si è presentato la prima volta come Roberto. Sì. Ci piacere Roberto. E solo domande così, ma tu conosci, so che conoscete Madonia, so che voi avete aiutato nella stanza più di Madonia. E abbiamo ottenuto una promessa da parte di questo personaggio che se noi gli davamo una mano, sì, la promessa era che si sarebbe interessato per darci una mano d'aiuto quando ci sarebbe arrivato sia a me che a mio cugino, in quanto entrambi eravamo coimputati in un procedimento per stupefacente con Genova. Aspettavamo, quello che si è celebrato a Genova, sì. Sì, e aspettavamo il definitivo, che si doveva celebrare la Cassazione in breve tempo, si pensava, perché ancora non era stata fissata. E in cambio c'era stata la promessa che ci avrebbe dato una buona mano d'aiuto per prendere permessi brevi, semilibertà, affidamento per il residuo di questa condanna che dovevamo espiare. Mi perdoni se la fermo un secondo, ma voi non vi ponevate il problema di come all'interno di Cosa Nostra veniva registrato questo trattamento di favore penitenziario? Eh no, perché in quel momento la legge prevedeva e rientravamo nei termini per poter accedere a questi benefici. Va bene, e allora la prima, diciamo, contrattazione avviene, benefici carcerari con notizie su chi in particolare? Sulla famiglia mafiosa di Bagheria e su lui. In quel momento mi ha chiesto solo di Piddu Madonia. Di Piddu Madonia. Di Piddu Madonia e della mia vicinanza con Pino Scaduto in quel periodo. Benissimo. Quanti incontri ha avuto con questo soggetto? Dentro al commissario di Bagheria, questo solo. Sì, poi fuori? Poi lui, dopo questo incontro a Bagheria, abbiamo fissato un appuntamento a Palermo. Sì. E l'appuntamento è stato fissato davanti al pronto soccorso dell'ospedale civico. Sì. Che lui ci venne a prendere con la propria macchina e ci siamo recati in un appartamentino in via Mazzini, sempre a Palermo. Ricorda la data di questo appuntamento? Luglio del 2008, sicuro. Può essere più preciso? Non... No, no. Proprio è immediatamente dopo l'appuntamento in commissariato, giusto? Sì, dopo un paio di giorni. Perfetto, sì. Che tipo di notizie voleva, oltre quelle su Madonia? Niente, con chi si incontrava Pino Scaduto, gli appuntamenti che si faceva Pino Scaduto, se io ero a conoscenza di quello che stavano facendo, quello che non stavano facendo. Senta, lei viene arrestato poi, mi dice, nel dicembre 2008, giusto? Sì. In quell'operazione viene arrestato? Perseo. Nell'operazione Perseo. Prima di essere arrestato, lei subisce una perquisizione? Sì, io vengo un 3-4 giorni prima del mio arresto, quando fanno proprio l'operazione Perseo, durante la notte subisco una perquisizione, il che dopo... Da parte di quale organo di polizia? Carabinieri. Sì. Dopo la perquisizione, chi coordinava questa perquisizione mi disse di recarmi alle 2 del pomeriggio alla caserma di Bagheria per andarmi a prendere i verbali, sì, della perquisizione, che erano stati negativi. Sì. Il che io, era mattina presto, non potendo uscire prima delle 7, aspettavo che potevo uscire da casa. Tant'è vero che dopo le 7 io, quando esco da casa, intorno alle 8 telefono a questa persona dei servizi, sì, informandolo che durante la notte avevo subito questa perquisizione, e lui mi disse, dice, guarda, dice, vediamoci subito che ti devo parlare, vediamoci assolutamente. Dove vi vedete? Dove vi incontrate? A parte una località di campagna di Bagheria che avevamo già da tanto tempo individuato dove ci incontravamo. Sì, sì. E cosa le dice in questa occasione?
In questa occasione lui mi informa e dice: guarda, dice, ti devo dare una brutta notizia, guarda, dice che nell'elenco degli arrestati ci sei pure tu, ti devono arrestare pure a te, dice, però dice, io ci tenevo, dice, a incontrarti prima che ti arrestassero, che ti volevo salutare, ti volevo parlare. E com'è che non l'hanno arrestato in quell'occasione lei? Dice, sono riuscito a fare volutamente a fare un errore sulla data di nascita nel mandato di arresto. Sì. Effettivamente poi ho visto che nella data di nascita del mandato di arresto era sbagliato, non era la mia data. Mi perdoni, ma il mandato di arresto o l'informativa su cui si basa il mandato di arresto non viene redatta dai servizi segreti. Com'è che questo signore ha alterato questa data di nascita? Perché lui mi disse che di questa operazione era conoscente il comandante dei carabinieri all'epoca che ha condotto questa indagine, è un magistrato, non so chi magistrato. Ok, per cui lui era riuscito a avere un'interlocuzione con l'arma dei carabinieri e con un magistrato per non farmi arrestare quel giorno. Tant'è vero che io vengo arrestato dopo 5 giorni. Senta, che imputazione, con quale imputazione viene arrestato lei? Allora, lui mi tranquillizzò subito dicendo: ma stai tranquillo, dice, che ti ho fatto ti stiamo facendo contestare, dice, invece dell'associazione il 418. Cioè, aiuta gli associati. Sì, che io all'epoca non conoscevo di che cosa si trattava, mi disse: no, c'è una specie di favoreggiamento, stai tranquillo, dice, 3 mesi e sei fuori, perché vai a scadenza, dice, dopo 3 mesi ti faccio scarcerare, stai tranquillo, non ti preoccupare. Io ero molto arrabbiato in quel momento perché nei primi di febbraio, il 2 febbraio... E poi materialmente nell'ordinanza di custodia cautelare figurava l'articolo 418? Sì, sì. Senta una cosa, ma lei a questa operazione per sé aveva dato un contributo? Tantissimo. In che senso? In che senso? Che io lo informavo quando Scaduto si recava a Palermo per incontrarsi con altri esponenti mafiosi a Palermo. E ho registrato tantissime... Ho registrato, che significa? Ha portato delle microspie addosso? Un portachiave che mi avevano fornito lui per registrare io... Quando lui si incontrava in una villetta a mia disposizione. Okay, ha fatto delle intercettazioni sostanzialmente. Come? Ha effettuato delle intercettazioni. Sì. Che ha messo a disposizione di chi? Dei servizi segreti o dei carabinieri? No, di questa persona dei servizi segreti. Ah, lei li metteva, le registrazioni li metteva a disposizione a questo dei servizi segreti, che però, a quanto capisco, li riversava ai carabinieri. Sì, sono state date ai carabinieri, questo me lo disse. Mi perdoni, signor, lei poi nell'ordinanza di custodia cautelare ha visto quelle intercettazioni che lei ha diciamo, provocato, comunque, sì, li ha viste, erano quelle che lei ha effettuate? Sì, tant'è vero che, mi scusi se la interrompo, tant'è vero che poi gli avvocati hanno scoperto che mancavano i decreti di intercettazione e tante persone sono state scarcerate perché mancava il decreto di intercettazione, e l'intercettazione tante sono state dichiarate illegittime. Senta, per questa attività di collaborazione all'operazione Perseo, lei ha avuto una retribuzione da parte dei servizi? Sì, io quella mattina che lui mi informò che io sarei stato tratto in arresto dopo un paio di giorni, mi disse che era riuscito a farmi avere una ricompensa per la somma di 150.000 euro. Come le sono stati consegnati questi 150.000 euro? Allora, io lì per lì mi ha detto, dice, guarda, dice, ho bisogno di una settimana per farti avere questi soldi, dimmi a chi glieli posso dare. Io ho detto, guarda, cioè, se io di queste cose non mi posso fidare di nessuno, cioè, se non è che mi posso fidare... Cioè, se ti posso fare conoscere, mi dice in che periodo è avvenuto questo discorso del denaro, la consegna del denaro? La consegna del denaro è stata fatta dopo 3 giorni che sono stato arrestato. Allora, io sono per cui prima, cioè, è stato arrestato nell'operazione Perseo e 3 giorni prima le hanno dato il denaro? No, tre giorni dopo. 3 giorni dopo. Sì. Allora, ci spieghi meglio la consegna del denaro. Allora, per la consegna del denaro io ho spiegato dove lavorava mio figlio, perché non potendo mi fidare di nessuno, io ho detto, guarda, io gli dico a mio figlio che c'è un mio amico che mi deve dare dei soldi, glieli fai avere a mio figlio. Lui ha voluto sapere dove lavorava mio figlio, ha voluto la copia della carta d'identità di mio figlio per conoscerlo in viso. E così è stato fatto. Poi io il venerdì notte, che l'indomani era il sabato, vengo tratto in arresto, il 20 dicembre 2008. Il mercoledì faccio il colloquio con mia moglie
E mia moglie mi informa che l'amico mio che mi doveva dare i soldi gliel'aveva consegnato a mio figlio Pietro. Senta, ma è questo Roberto, Enzo, ora non so bene... Roberto... Allora, lui inizialmente si faceva chiamare Roberto da me, poi sì. Quando ha iniziato a incontrarsi qualche volta con mio figlio si faceva chiamare da mio figlio. Ed è stato lui materialmente a dare il denaro a suo figlio? Sì, lui e altre persone, io non c'ero, però mio figlio mi disse che erano in 3-4. Senta, questo denaro... Macchine. È stato dato in contante questo denaro? Sì. Le sono state date indicazioni su come utilizzare, conservare questo denaro? No, a mio figlio no, l'indicazione è stata data a me, dicendomi ti raccomando non farli mettere in banca, di nonno perché non li puoi dimostrare, se no se ti trovano questi soldi ci puoi un problema a dimostrare questi soldi dalla provenienza. Per cui c'era un problema di tracciabilità del denaro? Sì. Ok, lei come l'ha utilizzato questo denaro? Come lo ha... Allora, io, conservato, ecco. Io ho detto a mio figlio come doveva conservarle, una parte a casa, una parte da una mia cognata e una parte in quel momento io le avevo prestati, sapendo le difficoltà che aveva, sì. Un mio amico Vincenzo Gagliano che aveva un supermercato, gli ho detto tienimi questi soldi, tanto a me però per il momento non mi servono, quando mi serviranno te lo dico e me li ritorni. Tant'è vero che lui... Ma scusi, al Gagliano disse la provenienza del denaro? No, no, nella maniera assoluta. E il Gagliano non si stupì di una cifra così elevata in contanti? No, no. Anche perché Gagliano per 50.000 euro sapeva che io 50.000 euro mi ho fatto conservare da Gagliano. E gli altri 100.000? 50.000 sono stati conservati nell'abitazione di una mia cognata, sorella di mia moglie, e 50.000 euro a casa mia in una buca che avevano fatto i miei figli... A terra, come gli avevo detto io di fare, l'hanno conservato là. Ok, Vito. Senta, lei informò suo figlio di questi rapporti con i servizi segreti? No, perché io non volevo che mio figlio venisse a conoscenza di questi discorsi, però strada facendo poi mio figlio capì di che cosa si trattava, perché questo qua dei servizi ogni tanto chiamava mio figlio per avere notizie mie, qualche informazione, qualche cosa, finché mio figlio poi ha capito, io gli ho detto stai tranquillo, non ti preoccupare, sono cose mie, tu non c'entri niente. Ma, mi perdoni, suo figlio capì, intuì, oppure lei disse sostanzialmente che non si trattava di forze di polizia, ma di qualcos'altro? Qualcosa al di sopra della polizia, gli avevo detto. Ah, lei ha detto a suo figlio... Stai tranquillo che sono persone al di sopra della polizia. Che stai trattando con persone al di sopra della polizia. Sì. E in quel momento mio figlio capì, facendomi capire che ma sono i servizi, io ho detto sì, ma non ti preoccupare, stai tranquillo. Lei viene arrestato dunque nel dicembre 2008 e resta detenuto fino al settembre del 2011, esatto? Sì, esco dal carcere io il 2 o il 3 settembre del 2011, dal carcere di Melfi. In questo periodo i contatti con i servizi segreti sono continuati? Allora, io la mattina che mi sono incontrato con lui dell'operazione Perseo, gli avevo detto guardaci se fai di tutto per non farmi portare al Luciardone quando mi arrestano, vedi di farmi portare al Pagliarelli che si sta meglio. E lui mi ha promesso stai tranquillo, dici che me la sbrigo io, ti faccio portare al Pagliarelli. Vengo portato io invece di Pagliarelli, vengo portato al Luciardone, causa posti perché in un momento i carabinieri mi avevano portato a Pagliarelli. Però a Pagliarelli non c'erano posti, dopo qualche oretta di attesa che abbiamo fatto davanti al carcere, mi hanno portato a Luciardone. Finché lui, 10 giorni prima che del mio trasferimento a Pagliarelli, informò mio figlio, tranquillizza tuo padre che il trasferimento a breve, fra poco lo fanno, lo portano a Pagliarelli. E qualche volta lui sì, contattava mio figlio per avere qualche informazione su qualcosa che gli interessava a lui. Perché a un certo punto suo figlio diventa un altro interlocutore dei servizi segreti? No, mio figlio diventa interlocutore mio, solo che lui andava a trovarlo, gli diceva, io chiedo a tuo padre che significa, ricordo perfettamente che... Non mi ricordo se voleva sapere con chi ero in cella, qualcosa del genere, con chi è in cella, con... Per cui si prestò da tramite tra lei i servizi suo figlio. Sì. Benissimo. Suo figlio si chiama come? Pietro. Senta una cosa, ma contatti con i servizi segreti in carcere ne ha avuto? Due. Due? Sì. Come si sono svolti?
Allora, uno si è svolto che un giorno a me mi chiamano per andare dall'avvocato nel carcere di Pagliarelli. Mi perdoni se la interrompo. Lei ha cambiato difensore nel frattempo? Sì. Avevo sempre il mio avvocato, poi questa persona tramite mio figlio mi aveva consigliato di prendere un altro avvocato. Quindi i servizi segreti le danno un'indicazione per cambiare difensore? No, per cambiare, per aggiungerlo. Quanto difensori aveva, signor Flavio? Allora, io lì per lì, nel procedimento per sé, avevo l'avvocato in candela. Poi ho nominato l'avvocatessa Vella. E tre non li può avere, tre? No, poi in candela l'ho tenuto solo per il procedimento, nel frattempo poi mi arriva il definitivo di Genova. Sì. Quindi in candela lo lascio, in candela e Vella le lascio per il procedimento di Genova. Sì. Vella per il presseo e gli aggiungo Rizzuti che mi era stato consigliato da questo dei servizi. Per cui il nome dell'avvocato Rizzuto le viene consigliato dai servizi? Sì. Okay. Per cui questi incontri al carcere come avvenivano? Allora, un giorno a me mi chiamano, mi viene la guardia in cella dicendomi che deve andare dall'avvocato, sì. Cosa normalissima perché scendo dall'avvocato, arrivo nella stanza dove dovevo andare dall'avvocato e trovo una persona sui 40-45 anni. Che non era il Roberto alias Enzo? No, no, non era lui. Era un altro. Al momento che io entro, gli ho detto scuse, c'è... buongiorno, buongiorno, io sono amico di Giovanni. E che io, no, stai tranquillo, non ti preoccupare, lui qui mi ha detto che non può venire perché è conosciuto. Ma Giovanni, diciamo. Che? Il nome di Giovanni è nuovo. Giovanni si intendeva questo dei servizi. Mi perdoni, noi abbiamo per ora parlato di Roberto alias Enzo, di Giovanni non abbiamo parlato. Ha detto che in un primo tempo l'ho chiamato Roberto e poi Giovanni. Allora. Io Enzo l'ho registrato. Enzo succede poi nel 2011, Enzo subentra. Ah, per cui Roberto, Enzo e Giovanni sono la stessa persona. Sì, sì, sempre la stessa persona. Oh, vabbè. E lui si presenta come amico di sono amico di Giovanni. Sì. E voleva informazione, voleva sapere se riuscivo a interpretare io un'intercettazione che non so chi avevano capitato da un colloquio, forse telefonico, non ricordo bene, tra Totò Riina e suo figlio, sì. Dove si parlava di squadra di calcio, Milan, Inter, chi è più forte, chi non è più forte, e loro credevano che il Milan poteva essere un gruppo mafioso e l'Inter un altro gruppo mafioso, qualcosa del genere. Io ho detto, guarda, io di questa cosa non te ne so parlare. Ma le fecero leggere un'intercettazione? No, no, me l'hanno fatta sentire, proprio abbiamo parlato. Cosa... L'hanno fatta sentire la registrazione? No, no, no. No. Cosa le hanno fatto vedere di questa intercettazione? Vedere niente, mi è stato detto. Ah, detto. E lei si fidò subito di parlare con quest'altra persona che non conosceva? Eh sì, mi dice che è amico di Giovanni, lui non può venire lì. Ho capito. Poi invece secondo incontro dopo circa un mesetto e mezzo, dove io sollecitavo sempre più volte, gli dicevo a mio figlio a colloquio Piero, gli fai sapere all'avvocato, perché lo chiamavamo avvocato, al sostituto dell'avvocato che viene, che gli devo parlare urgentemente, che viene per sollecitare i benefici carcerari. Per cui, perdoni, dico, il meccanismo con cui il rappresentante dei servizi segreti è entrato in carcere è sfruttando il nominativo, la qualità di avvocato, mi sembra di capire. No, il nominativo dell'avvocato io non lo so, a me mi chiamavano la guardia dicendo che dovevo andare dall'avvocato, però sotto quale forma entrava dentro il carcere io non lo so. Dico sfruttando i colloqui riservati ai signori, sì, avvocati. Sì, la saletta del colloquio avvocati, sì. Capito. Non entrava con un colloquio investigativo, questo, no. Per cui attraverso questo meccanismo, sì. Che è illegale, lei lo sa. No, io ora ho cominciato a capire che fosse illegale, non lo so, okay. Per me è lo Stato ed era tutto fattibile. Andiamo al secondo incontro, signor Flavio. Il secondo incontro avviene dopo circa un mesetto e mezzo dal primo, dopo tante volte che io sollecitavo che gli dovevo parlare, ritorna di nuovo questa persona dicendomi cosa c'è di urgenza, io ho avuto la promessa che mi doveva dare una mano d'aiuto per ottenere la semilibertà, per ottenere qualche permesso premio. Cessore è arrivato il definitivo, qui con il carcere è tutto a posto, sì, non ti preoccupare, ora ne parlo pure con Giovanni, non ti preoccupare, stai tranquillo, non ti preoccupare. Seguirono... E poi dentro il carcere non ho più avuto contatti con loro. Poi io mi rivedo con loro l'indomani quando esco dal carcere, con loro, con lui, con Giovanni,
che poi si rivela essere Enzo. Sì, mi perdoni, ma mentre lei si incontrava con questo secondo soggetto, sì, di cui le è stato dato anche un nome di battaglia, una No, sono un amico di Enzo. Per cui, l'amico di Enzo? O l'amico, cioè, di Enzo, di Giovanni. L'amico di Enzo o di Giovanni, dico, lo conosce così. Dico, nel frattempo i contatti con Enzo Giovanni continuavano tramite suo figlio? No, perché poi io sono stato trasferito prima nel carcere di Palmi, in Calabria, poi nel carcere di Melfi, in Basilicata. No, perché poi ho capito un po' che mi stava trascurando, cioè non è stato dato quell'aiuto che aspettavo per avere benefici penitenziari, per prendere qualche pericolo. Cioè, nonostante lei però informa Enzo Roberto Giovanni della sua volontà di collaborare con l'autorità giudiziaria? Ma questo avviene nel 2013. Dico, lo informa? Sì. E perché sente il dovere di informare i servizi che l'avevano, diciamo, quanto capisco, non l'avevano più sorretta? Perché poi io nel 2011, quando esco, ricomincio, sì, i rapporti con lui. Con chi? Con Roberto Giovanni? Sempre con la stessa persona, sempre con una persona io. Sì. E ricomincio i rapporti con lui, spiegandomi lui che in quel momento purtroppo al tribunale di sorveglianza non è stato possibile. Allora mi sembra di capire, mi perdoni se la fermo, mi sembra di capire che i rapporti fuori dal carcere lei ce l'ha sempre con il Roberto alias Enzo Giovanni, sì, mentre sì, i rapporti all'interno del carcere attraverso il meccanismo con un suo collega, con una sola persona, l'amico di Giovanni. Sì. Esatto. Per tante poi... volte Giovanni, sì, tante volte agli appuntamenti a Bagheria veniva insieme di un altro suo collega. Ora io le chiedo un'altra cosa. Poi il Roberto Enzo alias Giovanni, lei confermò che questo soggetto che entrava al carcere illegalmente era un suo fiduciario, era una persona, un suo collega? Ma onestamente non mi ricordo se è stato preso questo discorso con lui. Cioè onestamente non, cioè, mi ricordo. Cioè lei disse a Enzo, guarda che è venuto un amico tuo al carcere, mi ha fatto il tuo nome, si è candidato. No, perché era passato del tempo e poi per me era scontato che lui lo sapeva, perché quello veniva a nome suo. Per cui i contatti esterni li ha sempre con Enzo alias Giovanni, i contatti interni li ha con l'amico di Giovanni, ma lei non è sicuro che l'amico di Giovanni sia accreditato con Enzo? Non ho capito bene, mi scusi. E allora dico, i contatti esterni ce l'ha sempre con Enzo alias Giovanni, mentre i contatti interni al carcere, quelli della sala, sempre con l'amico di Giovanni. Esattamente. Ma lei ha la sicurezza che l'amico di Giovanni sia effettivamente l'uomo mandato da Enzo? Ma guardi, non avevo motivo di dubitarne, perché questo come faceva a conoscere questo discorso, questo rapporto tra me e Giovanni? Ma la conferma da Enzo, se l'è fatta dare? No, non gliel'ho chiesto perché non l'ho ritenuto opportuno, per me era scontato, poi se lo sapevano, lo sapevano, lo so. E allora, ma per me era scontato che lui, sì, lo sapesse. La prima volta l'amico di Giovanni le chiede di questa intercettazione, la seconda volta, che avviene quando? La seconda volta avviene circa dopo un mese e mezzo dalla prima, però per la seconda volta avviene perché è stato chiamato da me. Tramite chi? Tramite? Mio figlio chiamava Giovanni. E allora, se lo stesso figlio chiamava quindi Giovanni, mi perdoni, fermiamoci un secondo, signor Flavio. Sì. Se è l'amico di Giovanni, è venuto al carcere su sua richiesta tramite il Giovanni, mi sembra che siano la stessa cosa. Stava concludendo nello stesso senso. Giusto, Giovanni, anche per questo. Siccome l'hai detto poco fa, dice, non sapevo, ora mi sembra no. Che... No, non è che non sapevo, io ritenevo scontato che Giovanni sapesse che veniva il suo collega a trovarmi, il suo amico, chi era, non so. Lui si presentava come amico. Sì, ma dico, la mia domanda non so se l'ha capita, dico, se l'amico di Giovanni veniva al carcere anche attraverso questo, vuol dire che era la stessa cosa di Giovanni. A maggior ragione. Perfetto, va bene. Per cui la seconda volta che l'amico di Giovanni viene su sua sollecitazione per registrare le sue lamentele. Esatto? Esattamente. Benissimo. Sempre con le stesse modalità? Sempre con le modalità dell'ingresso in sala avvocati, giusto? Sì, mi chiamavano per andare dall'avvocato e io ho arrivato dall'avvocato e invece di trovare l'avvocato trovavo questa persona. Senta, questi benefici carcerari invece non arrivarono. No, non mi sono stati concessi. Non mi sono stati concessi. E, lei poi esce dal carcere, giusto? Sì. E riprende il contatto con Enzo, giusto? Sì. Che tipo di contatto era questo?
che tipo di interlocuzione c'è? Allora, noi ci incontriamo l'indomani che io arrivo a Bagheria, io esco il 2 o il 3, arrivo la sera a Bagheria, l'indomani mi incontro con lui, perché ci eravamo sentiti telefonicamente. Quando mi incontro con lui, lui mi disse se io ero intenzionato a continuare la collaborazione con loro, che mi facevo guadagnare dei soldi. E io ho detto di sì, specialmente in quel periodo che... Vi furono altre dazioni di denaro? Sì, se riuscivo a fargli fare qualche operazione, qualche cosa, sarei stato ricompensato. Ma dico, ce ne furono altre dazioni di denaro? Ce ne sono state? Sì, poi per il primo mese, il primo e il secondo mese no, quindi sarebbe settembre e ottobre. Poi da novembre in poi lui mi passava 2000 euro al mese. Ah, come uno stipendio, sorta di stipendio? Una forma di stipendio, sì. Ok. Senta, lei ha nell'agosto del 2009 era detenuto, no? Sì. Al carcere le sono arrivate notizie di indagini molto delicate, pregnanti, che venivano fatte sui servizi segreti o comunque su segmenti dei servizi segreti, su segmenti deviati dei servizi segreti in relazione alla strage di Via D'Amelio? Sì, si leggeva qualcosa sui giornali, si sentiva, leggevo tanto giornale, sentivo tanta televisione. Per cui dico, saltuariamente venivano fuori questi discorsi. Che cosa aveva appreso lei in quel periodo? Dalla stampa, evidentemente. Che sicuramente stavano cercando qualcuno dei servizi, qualcuno a perché dei servizi. Non lo so, lì per lì si parlava attraverso di quello che percepivo io, che capivo io, giusto? Poi non, sì. Non è detto che capivo sì, giusto. Sì, sì, certo. Tipo qualcuno colluso con la mafia. Ok. In relazione alla strage di Via D'Amelio? Sì, sì. Ok. Via D'Amelio e poi dai Borsellini. Sì, 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 sì. Lei commentò con suo figlio queste notizie di stampa? Sì, quando mio figlio capì che io avevo a che fare con uno dei servizi, mio figlio mi diceva, per ora papà ce l'hanno con loro, per ora ce l'hanno... Ci sei, per ora... Per cui è giusto, dire che, con lui, è giusto però... dire che nell'agosto del 2009 suo figlio è pienamente a conoscenza del suo rapporto con i servizi. Ma mio figlio l'ha capito dopo un paio di mesi del mio arresto. Per cui era scontato, diciamo. Cioè, scontato, non sapeva di preciso di che cosa si trattasse. Sì. Però mio figlio sapeva di questi rapporti che avevo e mi raccomandava sempre di papà, ti raccomando, non facciamo che ci ammazzano, non facciamo che... Aveva paura, giustamente. Senta. Ma siccome io ho sempre tenuto fuori i miei figli, la mia famiglia, tutti i miei imbrogli... No, non si preoccupi, non è questo che ci intende, signor Flavio. Ma lei dice a suo figlio... I servizi segreti in questo momento hanno paura, stanno attraversando un brutto momento, hanno paura. No, che gli dico i servizi segreti hanno paura? No, no, a suo figlio. Facendo, sì, sì, sicuramente io facendo riferimento a questo Giovanni gli dicevo per ora hanno paura, ha paura però... Io per che ha paura intendevo i servizi, non lui personalmente o qualcun altro perché io non conoscevo chi fossero. Ma lei si riferiva a Giovanni, oppure all'amico di Giovanni, oppure ai servizi in genere? Ai servizi in generale io mi riferivo, che hanno paura in generale, perché in quel momento per me i servizi erano tutti uguali, per me i servizi segreti sono servizi segreti. Lo sa perché dico questo? Perché nelle intercettazioni ambientali che lei ha subito al carcere, ad opera della Polizia di Stato o di altro organo investigativo, dice espressamente minchia per ora capace che a lui gli fa così avendo diciamo un'espressione siciliana molto colorita che indica che una stretta al culo comunque, esattamente. Sì però io mi riferivo a lui scusando il termine il culo gli fa così nel senso come servizi segreti non a lui come persona ho capito mi perdoni se le notizie di stampa riguardavano servizi segreti deviati, segmenti dei servizi segreti collusi, insomma quello che in quel momento la stampa riportava. Io qui c'ho una rassegna stampa del Consiglio del CSM dove si parla insomma dell'uomo con la faccia sfregiata, insomma, si parla di tante cose, di tale signor Carlo, insomma, parecchia. Dico, perché Lenzo, che faceva il suo dovere, doveva avere paura? Perché il culo gli doveva fare in quel modo?
Ma perché io in quel momento non facevo distinzione tra buono e cattivo, per me era lo Stato. In quel momento io non facevo questa distinzione che, non lo so, non me lo so spiegare nemmeno io, dottore. Sicuramente io ricordo, ma più volte, non una volta, più volte io gli dicevo a mio figlio, l'hai sentito e succeduto, l'hai sentito, per ora il culo gli fa così, per ora... Perché si parlava sempre di servizi segreti attraverso i giornali, attraverso la televisione. Sì, ma perché doveva fargli così? Ma io parlavo come servizi, perché cercavano questi personaggi dei servizi che avevano contatti con la mafia. Va bene. Senta, signor Flavia, lei è stato molto esauriente, risposto in modo esauriente alle mie domande in ordine alla genesi della sua collaborazione, come si è svolta. Io la ringrazio per questa sua ho fatto il mio dovere, l'ho fatto. No, infatti la ringrazio perché si è sottoposto ad una serie di domande che mi rendo conto imbarazzanti per certi aspetti, e la ringrazio. Prego. Ora io le chiedo, lei ricorda di avere parlato di Luigi Lardo? Sì. Come è avvenuta questa interlocuzione? Allora, io conoscevo Luigi Lardo come cugino di Piddu Madonia, essendomi occupato per tanti anni della latitanza di Piddu Madonia. Aspetti, signor Flamio. Sì. Prima del fatto, no? Lei, di Luigi Lardo, la prima volta, come ne parla? Con i magistrati? Sì. Allora, io la prima volta che ne parlo con i magistrati di Luigi Lardo, ne parlo, cioè che il mio intento era quello di fare individuare o dare una mano d'aiuto all'individuazione del mandante dell'omicidio di Luigi Lardo. Sì. Perché mi viene in mente a me una circostanza che quando io esco dal carcere di Saluzzo del 11 ottobre del 2000, del 1995, dopo un paio di giorni che io ritorno a Bagheria, quindi verso la metà di ottobre del 95, viene a trovarmi a me per salutarmi. Aspetti, signor Flamio, aspetti. Io un passaggio prima. Perché eravamo alla conoscenza di Luigi Lardo. Scusatemi, mi perdoni, Presidente, un passaggio prima. Io volevo sapere precedente questo. A questo. Però volevo sapere questo. Scusi, non sento. Perché il capitolato è stato messo su un capitolato ben preciso, e cioè da quello che ha preso su Di Lardo da Domenico Di Salvo e dai suoi rapporti con i servizi segreti. E questo, ci stiamo parlando proprio di questo. Però ancora, signor Flavia, io le voglio chiedere questo. Lei di Luigi Di Lardo parla spontaneamente con i magistrati di sua iniziativa? O questo discorso su Luigi Lardo si inserisce in una serie di domande programmate dall'ufficio del pubblico ministero? No, nella maniera assoluta, di mia iniziativa. Di sua iniziativa. E come mai, giusto con tanti temi di indagine, lei si riferisce a questo omicidio di Lardo che era avvenuto nel 95? Lei collabora nel 2013. Sì, ma io ho dato informazioni su omicidi ancora prima del 95. E allora mi perdoni se le devo chiedere uno sforzo di memoria. Può dire alla Corte come è avvenuta questa prima interlocuzione con i magistrati di Palermo sui Lardo? Non mi ricordo. Ricordo che se stavamo parlando di Provenzano, che stavo riferendo delle cose di Provenzano, non ricordo. Ad un certo punto a me mi viene in mente di dire questa cosa che di Luigi Lardo, che se gli poteva interessare. Ero venuto a conoscenza che la moglie di... Guardi, signor Flavio, a noi risulta, ed è una sorta di contestazione che le faccio, perché c'è una relazione di servizio a firma della dottoressa Mazzocco, sì, che lei a verbale chiuso l'ha chiamata e ha detto voglio parlare di Luigi Lardo. Se lo ricorda questa circostanza? Ma a verbale chiuso... Mi scusi, lei Luigi Lardo lo conosceva? Di nome sicuramente, personalmente credo un paio di volte di averlo accompagnato da suo cugino. Da? Di averlo accompagnato da suo cugino Piddu Madonia. Piddu Madonia. Ah. Per cui risulta dagli atti che lei, a verbale chiuso sostanzialmente, chiede di parlare con la Mazzocco tramite il suo avvocato per rappresentare questa vicenda Lardo. È così?
Allora, io ricordo che durante gli interrogatori, tante volte, dopo, mentre si faceva il verbale di chiusura, come si fa dopo l'interrogatorio, tante volte mi veniva in mente qualcosa e dicevo, guardi che se gli può interessare, mi sto ricordando di questa cosa. Sicuramente sarà successo così anche per questo discorso di Luigi Vardo. Resta il fatto che la dottoressa Mazzocco fa una relazione di servizio. A questo punto apre di nuovo il verbale e faccio la dichiarazione. Signor Presidente, chiedo scusa solo per precisazione, ma in realtà nell'appunto della dottoressa Mazzocco non si parla di Lardo. Ha maggior ragione l'avvocato. No. Ha maggior ragione. Noi possiamo anche produrlo, ce l'abbiamo. No, perché è messa in selezione della Corte, peraltro. No, perché suffraga quello che aveva detto il Flamia, cioè io parlavo, mi sarà stata fatta qualche domanda su Provenzano e sulla latitanza, l'argomento è questo, l'argomento della relazione. Non è Lardo, è Provenzano, quindi... Signor Presidente, il fatto che ci sia una relazione di servizio dimostra che c'è qualche cosa che ha colpito il PM, perché normalmente non si fa una relazione di servizio se un collaboratore vuole aggiungere qualche cosa. Per cui noi, se ritiene la Corte, produciamo la relazione di servizio della dottoressa Mazzocco. Fatemela vedere. Era stata già esibita la... Sì, esibita, ma non è l'ordine di restituzione, per cui io non le ho guardate più. Presidente, la leggo e poi io la produco perché è una copia. È indirizzata dalla dottoressa Mazzocco, sostituto procuratore, al procuratore della Repubblica. Come è nota la signoria vostra, è andata 28-29 novembre 2013, mi sono recata presso la struttura carceraria dove si trova il collaboratore di Sant'Anna Sergio per procedere all'interrogatorio, bla bla bla. Dopo la pausa per il pranzo, mentre assieme ai predetti ufficiali stavo perfezionando il verbale riassuntivo, il difensore del Flamia, avvocato Silvio Nisticò, si è affacciato segnalando che, chiacchierando con il proprio assistito, aveva appreso che questi aveva raccolto durante la detenzione alcune confidenze dal detenuto Nicolò La Barbera relative ad una mancata cattura del Provenzano, in particolare la circostanza che quest'ultimo in realtà non sarebbe stato presente in quei luoghi. Dopo la chiusura della registrazione, al momento di allontanarsi, il Flamia ha spontaneamente riferito ai presenti di stare a conoscenza di alcune circostanze relative alla mancata cattura. Dice la Mazzocco, di altre circostanze. Poi la Mazzocco chiude, essendo tali vicende del tutto estraneo al procedimento numero di cui sono titolare, ho comunicato al Flamia che i colleghi titolari di quell'indagine avrebbero provveduto al più presto. Mi ricordava altre indagini e altri fatti. Non c'è bisogno, l'ha letta. Durante il verbale illustrativo, possiamo dirlo questo? Non mi sembra. Che data è? 28-29 novembre 2013. E quindi in pieno verbale illustrativo, quindi è iniziato i primi di novembre. Lo dico giusto per la precisione, dottore Patronaggio. Se inizi il 30 ottobre, il primo novembre, che siamo chiaro, i sei mesi. Qualsiasi... per la precisione, sì, per contraddirla. Non c'è nessuna volontà di criticare nessuna e cosa del genere. Però dico, se questa circostanza è ricercata e sta rappresentata, doveva andare nel verbale illustrativo. Ecco, in questo senso. No, ma non è competenza mia, nessuna. Però volevo solo dire che siamo nei sei mesi in cui uno deve dire tutto, solo questo voglio dire. Comunque andiamo avanti con le domande. Dico, tutte queste domande, Presidente, dico che sia chiaro, solo per vagliare l'attendibilità del test. Non c'è critica nei confronti di nessuno, né dei signori avvocati, né dei signori colleghi, c'è critica nei confronti di nessuno. È solo un problema di verificare l'attendibilità del test. Sì, certo, per una questione di chiarezza. Allora, durante tutti gli interrogatori, cosa succedeva? Che al momento in cui si doveva staccare per andare a mangiare o per... nel frattempo si redava il verbale di chiusura, si cominciava a chiacchierare del più e del meno, sia con l'avvocato, sia con il capitano, con il maggiore dei carabinieri, si parlava sempre del più e del meno. Quando a me io dicevo qualcosa che loro riteneva, tipo il capitano, il maggiore, importante, mi diceva un attimo, questo è bene che glielo diciamo alla dottoressa, Non è che era una cosa voluta, si parlava in generale, perché non è solo questo episodio che io
ricordavo mentre c'era la scrittura del verbale. Vabbè, e si riapriva il verbale. A questo punto, dico, superate tutte le barriere, diciamo, di verifica dell'attendibilità del test, possiamo passare al merito della deposizione. Signor Foglia, può raccontare alla Corte allora questo suo ricordo relativo al Flamia e alla mancata cattura di Provenzano? Prego. Ah, scusate, all'Ilardo e alla mancata cattura di Provenzano. Guardi che io credo di ricordarmi abbastanza bene di non aver mai parlato di questo discorso. Io ho parlato che Cola la Barbera, trovandosi in cella con me, durante una volta mentre sentivamo il telegiornale, qualche notizia, qualcosa, a me, a titolo di curiosità, visto i buoni rapporti che avevo con Nicola la Barbera, gli chiedo io a Nicola la Barbera, ma da mattina Piero c'era lo zio da? Ma per quella mattina io mi intendo quando è stato arrestato Nicola la Barbera. Procuratore Piero, faccia venire. Io in quel momento mi riferisco esclusivamente a quando è stato arrestato Nicola la Barbera, Benedetto Spera e il medico dottor Di Noto. Della mancata cattura di Luigi Lardo e cose varie non ne sapevo niente, io non mi interessava, non ne ho parlato io di questa cosa. Io di Luigi Lardo ho parlato solo esclusivamente che quando esco da carcere Memidu Vaccaro, Domenico De Salvo, detto Memidu Vaccaro, viene a salutarmi parlando del più e del meno, informandomi io dello zio, per zio a questo punto mi riferisco però con De Piddu Madonia, che era stato arrestato da un paio d'anni, gli ho detto, e chi è notizia lo zio? Ce n'è. Dice, no, anzi, dice, la settimana scorsa è venuta la zia, la signora Giovanna Santoro, moglie di Piddu Madonia, che aveva dei problemi, che dovevano vendere un terreno che avevano acquistato su Baglieria insieme ad un altro commerciante di Baglieria. Cioè, durante questa cosa dice, mi ha detto di fare sapere che se viene suo cugino Gino, rassicurarlo di non dargli ospitalità e di non fargli favore. Questo io ho riferito. Io le chiedo, signor Flamia, questo ragionamento con Domenico Di Salvo, detto Mimiddu il Baccaro, sì, quando è avvenuto? Lo può datare con precisione? Di sicuro tra il 15 e il 20 ottobre del 95. Più vicino al 15 ottobre che al 20. E come fa? Perché lo collega alla sua scarcerazione. Perché alla scarcerazione, quando gli arriva a Baglieria, dopo due giorni, mi incontro. L'ha detto, lo ripete, quando è che è avvenuto? Allora, io esco dal carcere di Saluzzo l'11 di ottobre del 1995. Dopo un paio di giorni ritorno a Baglieria, perché il tempo del viaggio, che non ho venuto a prendermi in macchina mio fratello con mia moglie e mia cognata, ci siamo fermati, abbiamo pernottato un giorno a Milano. Dopo dei giorni arriva a Baglieria, quindi già siamo al 13 di ottobre, 13-14 di ottobre, subito dopo mi arriva a Baglieria, se non è stato lo stesso giorno, l'indomani viene a trovarmi, sapendo della mia scarcerazione, a casa per salutarmi, Memidu Vaccaro. Questo Domenico De Salvo, parlando del più o del meno, mi informa di questa situazione della signora Giovanna Santoro che venne a riferire sul suo cugino Gino. In questa circostanza sono quasi sicuro della data perché c'è il discorso della mia scarcerazione. Senti, signor Flamia, siccome lei ha il PM, dottore Di Matteo, verbale del 6 febbraio 2014, ha detto, no, questo discorso di Lardo io le posso solo dire che nel 95, dopo qualche settimana che io uscì dal carcere, per cui dopo qualche settimana, dico, non è la data precisa che oggi ci sta dicendo lei. E dopo, dopo qualche settimana, una settimana circa, sicuramente è stata nell'imminenza del mio arrivo a Baglieria. Perché qualche settimana sposta, voglio dire, rispetto alla scarcerazione, anche di un mese lo può spostare? No, due mesi. No, nella maniera assoluta. Parliamo a livello di giorno, al massimo una settimana. E allora perché? Perché in quel momento io ero ben voluto da questo nome due Vaccaro, c'era un buon rispetto, è venuto subito a salutarmi. Ma addirittura lei è così preciso da ricordare anche il giorno, il 28. Il 28? Sì. No, io non l'ho mai detto. Dal 15 al 28 lei ha detto. Sicuramente tra la metà del mese di ottobre, massimo fine di ottobre, avrò detto, ma trattasi, ripeto, più vicini al 15 che al 20 di ottobre. No, lei è sostanzialmente sicuro che a questa data, dal 15 al
20 di ottobre del 95, ricevette questo avvertimento da Domenico Di Salvo. Informazione. Di non fidarsi di Gino Evaldo. No, non mi è stato detto di non fidarsi. Detto, se viene suo cugino, di non dargli ospitalità e di assicurarlo. Però che cosa si intendeva su questo? Il motivo quale deve essere? No, non lo so. Ora io le chiedo, lei ha conoscenza di una questione interna alla famiglia di Piddo Madonia per questioni relative alla spartizione di denaro proveniente da appalti, ed in particolare che questa spartizione di denaro riguardava proprio, diciamo, era direttamente interessata alla Giovanna Santoro? No. Non so se mi ha spiegato, se mi sono spiegato. Se gentilmente può ripetere, sì. Lei mi scusi. No, non si preoccupi, dico, lei ha conoscenza del fatto che all'interno della famiglia di Piddo Madonia con lo stesso Gino Evardo c'erano problemi di spartizione di denaro? No. Non ne ha conoscenza, no. O lo esclude? No, non ne sono a conoscenza. Non ne ha conoscenza. Anche perché quando si trattava di soldi tenevamo sempre tutti all'oscuro. E allora mi perdoni. Perché questo è un passaggio importante. Quando Domenico Di Salvo Vaccaro, Mido il Vaccaro, sì, le dice di non ospitare Lilardo, può essere che era a conoscenza di questa problematica di spartizione di soldi, di questa questione interna alla famiglia di Madonia? Scusa, Presidente, la domanda è ipotetica, ha detto di non aver avuto conoscenza, per cui... Che non conosci. Che modo era di specificazione? La riformulo. E allora, l'avvertimento di Domenico Di Salvo Mimmo Vaccaro, qual è stato letteralmente? Allora, Mimmo Vaccaro mi informa che una settimana prima che si vedesse con me era venuta a Bagheria la signora Giovanna Santoro, moglie di Piddo Madonia, che in quel momento era interessata a vendere un appezzamento di terreno che suo marito aveva comprato con un commerciante di Bagheria, visto che suo marito era stato tratto in arresto e gli servivano dei soldi, dovevano vendere questo terreno. In occasione di questo discorso della vendita di questo terreno, la signora Giovanna informa il Mimmo Vaccaro che se per tutte le eventualità dovrebbe venire a Bagheria mio cugino Gino per qualche favore o per ospitalità, mandatelo via, non dategli ospitalità e non fategli favore. Per cui non disse il motivo per bisognava dare ospitalità. A me non mi è stato detto. Ah, per cui dico, non c'era un sospetto nei confronti del Gino? Non mi è mai stato detto. Oh, e allora la domanda che le faccio io, lei ha conoscenza di problemi interni alla famiglia di Piddo Madonia tra appunto la moglie Giovanna Santoro e Gino Ilardo per la spartizione di denaro proveniente da appalti, da pizzo e quant'altro? Se ne è ancora? No. Non ne ha conoscenza. Oh, ora le chiedo invece, è a conoscenza se invece Ilardo partecipò poi a riunioni di chiarimento all'interno della sua famiglia proprio per questioni riguardanti spartizione di denaro? No. No. Lei ha conoscenza del fatto che Provenzano continuò ad inviare dei pizzini a Lilardo anche dopo l'ottobre del 95? No, anche perché in quel periodo contatti diretti con Provenzano non ne avevo. Per cui sostanzialmente l'unica notizia che lei ha è di non ospitarlo. Di non ospitarlo, non fargli favori se sarebbe venuto per qualche favore. Procuratore Genaldi è quella che ha riferito. Assolutamente sì, Presidente. Allora, ora facciamo chiarezza su un altro episodio, perdoni, perché sì, questo lei l'ha riferito, ma è anche pacifico. Lei ha riferito del fatto che quando è stato arrestato Benedetto Spera, Provenzano non si trovava nella masseria di Benedetto Spera, è così? Questo mi è stato detto da Nicola da Barbera. Ma le è stato detto che si trovava a distanza di qualche chilometro lì in Cucina d'Arno? No. Mi è stato detto che proprio quella mattina rifunzione c'era. Nella masseria di Spera? No, nella masseria dove erano state arrestate. E io mi sto chiedendo. Siccome era venuta fuori, non ricordo se su un giornale o su alla televisione, la notizia che quella mattina Provenzano era riuscito a scappare, e la Barbera commentando con me mi disse, ma cucciù poi dice quella mattina quello nemmeno c'era. Ma infatti la notizia esatta è leggermente diversa, infatti io le chiedo, lei ha conoscenza che Provenzano era ospite di altra masseria lontana e lineare qualche chilometro? No. Lei ha conoscenza che da questa masseria di Provenzano era visibile la masseria dove fu arrestato Spera? No, non lo so. Vabbè, grazie. Prego.
Nessun'altra domanda, grazie Presidente, grazie signor Flavia. Prego, buongiorno.